Nino? Ops! Che succede? Sono furibondo! Lo vedo, ma come vai? La mamma è Monella! Monella, la mamma! Monella! Chi ha combinato la tua mamma che va? Cosa ha combinato? Ho fatto una cosa terribile! Ah! La mamma Monella! Sì, Monella! Mm. Monella! Monelleria della tua mamma? Sì, io volevo zuffare con il mio compagnetto. Ero furioso, furibondo. La mamma mi ha acciuffato e mi ha messo pure una mano sulla bocca. Mi ha detto così non dici le parolacce e mi ha trascinato via. Io invece non solo volevo dire tutte le parolacce del mondo e per giunta me ne volevo andare con i compagnetti che le dicono tutte quante, così imparo quelle nuove. Quanto vorrei dare un abbraccio e un bacio alla tua mamma ora. Monella, vuole tutti! Quanto ce l'ha con me! Grazie per i complimenti! Allora, Biglio. Guarda, Biglio, sei più tranquillo ora? Insomma! Allora, vediamo una cosa. Ti ricordi che stiamo facendo il nostro esame di coscienza, giusto? Non ci voglio pensare! Allora ci deve pensare. Ci deve pensare. Lo sapevo che c'era la fregatura. C'è da pensare. Allora, oggi abbiamo il quarto, il quinto e il sesto comandamento, giusto? Ma dove vai tu? Non sparire. Vieni qua, aiutami. Io non c'entro con questi comandamenti oggi. Ok, va bene. Non sto dicendo che tu c'entri, ma magari i bambini che ci vedono c'entrano, quindi aiutami. Allora, iniziamo dal quarto comandamento, che dice che dobbiamo onorare il padre e la madre. E sai cosa vuol dire onorare? Perché ti nascondi indietro al fratello? C'è il sole! Ah, c'è il sole, ok, va bene. Ma allora, onorare il padre e la madre vuol dire che noi dobbiamo dare attenzione a ciò che loro ci parlano. Dobbiamo obbedire, essere gentili, cortesi e rispettosi verso papà, mamma e anche le persone adulte più grandi di noi. Ok, hai capito? Quindi mi chiedo, che faccio? Dei capricci a volte? Manco di rispetto con mamma, papà ed altre persone più grandi di me? Aiuto mamma a casa? Ok, va bene, tu hai capito, no? Ho capito che devo prendere il blocchetto. Ottimo, questo mi piace. Passiamo adesso al quinto comandamento, che ti dice che non dobbiamo uccidere. Io non ho ammazzato nessuno. Ok, va bene, proviamo. Ok, meno male, sono contenta che tu non hai ammazzato nessuno. E non serve, perché siamo buoni e belli bambini che amano Gesù e vogliono bene a tutte le persone, giusto? Sì, io sono sicurissimo che non ho ammazzato nessuno. Ecco, il non uccidere vuol dire che noi dobbiamo portare rispetto alla persona e al corpo degli altri. Quindi mi chiedo, la vita quindi è un dono, giusto? Sì, è un dono. E questo vuol dire che dobbiamo essere buoni, comprensivi, perdonare, non litigare, non fare dispetti, non tirare i calci, non sbattere le porte, perché possiamo così offendere e uccidere qualcuno. Giusto? Così è. Passiamo al nostro sesto comandamento, che dice che... Aiuto! Grazie, ecco qua. Non dobbiamo commettere atti impuri. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. E lì dobbiamo custodire sempre pensieri, parole e azioni buone. Rinunciare.
denunciando le cattive compagnie. Non dicendo anche delle parole brutte. E con la confessione possiamo così rimanere nella grazia di Dio. Tu mi hai detto invece che hai detto tante parolacce e che volevi addirittura andare con quelle cattive compagnie che dicono solo parole brutte. E ne volevo pure imparare. Che ho combinato? Ho maltrattato la mamma e poi volevo pure con... io non era come se io gli potevo dare la spazzatura a Gesù. Non ho nessuna speranza. Ma non ti preoccupare, certo che c'è sempre la speranza. E ora? Con la confessione ci puliamo tutto il nostro peccato. Il vestitino diventa di nuovo tutto bello. Tutto bello bianco, quindi non ti preoccupare. Basta ora che tu prendi il tuo blocchettino, ci scriviamo questi piccoli peccatucci che ne hai fatti e poi li raccontiamo al sacerdote. E così riceviamo il perdono e la gioia di Dio di nuovo nel nostro cuoricino. Però me ne vado dalla mamma e gli dico scusa, ci do pure un bacino. Bravo, così anche mamma rimane contenta. Sì, non è... e vede che ha un bel figliolo. Perché non era Monella la mamma, nemmeno tu sei Monella, Surcatiana. Beh, ogni tanto facciamo anche noi i Monelli, ma l'importante è che poi rifacciamo anche dei buoni e bravi bambini. Giusto? Sì! Ecco, sei contento? Sì, ora sono tutto contento di nuovo! Ottimo! Allora, noi vi aspettiamo ragazzi, ancora oggi, ancora una volta, per la prossima puntata, con delle domande, con le vostre richieste, le vostre curiosità. Iscriveteci, mandateci le vostre domande su questo numero WhatsApp oppure sulla mail! Alla prossima ragazzi! Ciao! Ricordatevi, ci incontriamo sul nostro canale, iscrivetevi!